amici di Pincast, bentornati. Siamo qua sull'angolo delle sfide e oggi utilizzeremo il Mega Drive. Quindi vorrei lanciare una sfida su questa console, ma non utilizzerò il Mega Drive originale, ma la versione clone prodotta da Latti Games. Ora la guardiamo e guardiamo bene la scatola. Questa è la scatola. Naturalmente troviamo il personaggio che ha fatto la storia del Mega Drive, Sonic. E ci sono anche tantissimi altri giochi molto belli come Mortal Kombat e altri giochi che vedremo più avanti. Ci sono all'interno 85 giochi, quindi sono già preinstallati 85 giochi in questa console. Possiamo vedere che ha il cavo HDMI, la possibilità di inserirci le cartucce, 4 salvataggi e naturalmente i controller wireless. Bellissimo. La scatola è un po' rovinata perché comunque l'ho presa tantissimi anni fa. Qui ci dà le varie indicazioni. Qua dietro troviamo la lista di giochi che sono dentro questa scatola, quindi dentro questa console qua, che comunque sono tutte ROM, ma c'è la possibilità di utilizzare le nostre vecchie cartucce. Ma apriamo la scatola e guardiamo il suo contenuto. Eccola qua ragazzi, bellissima, fantastica. Questa ve la faccio vedere dopo, quindi la lasciamo un attimo da parte. All'interno della scatola troviamo naturalmente la console, il cavo HDMI, due controller a 6 tasti e naturalmente il suo alimentatore, che diversamente dalle altre mini console, questo qua proprio il suo caricatore col suo aggancio, diverso che non è il solito caricabatterie del telefono. Poi sotto la scatola abbiamo naturalmente lo scontrino che l'ho pagato con la garanzia e naturalmente il suo libretto di istruzioni, il manuale d'uso. I controller, come potete vedere, sono molto piccoli, belli, non hanno il filo, quindi sono controller wireless. Qui abbiamo un piccolo switch per scegliere se quale pad questo qua deve essere, se pad 1 o pad 2. Qui abbiamo la croce direzionale, qui abbiamo i 6 tasti, naturalmente ci sono già le batterie, quindi è acceso. Qui abbiamo i 3 tasti del menu e dietro abbiamo le batterie. Naturalmente la cosa noiosa è che c'è una vite, quindi col cacciavitino bisogna starli quando sono scariche e cercare di aprirlo e poi richiuderlo nuovamente. Non è come il solito vano delle batterie. Questa è la scatola, ma parliamo della console, che la console è il pezzo forte. Naturalmente è molto leggera, molto piccola, guardate ragazzi, bella, bella molto. Abbiamo anche qua l'apertura, diversamente dalle altre console, sembra la console originale. Allora, innanzitutto abbiamo qui il suo alimentatore, quindi vi ho fatto vedere prima che l'alimentatore va inserito in questo foro qua. Qui abbiamo il cavo HDMI, quindi se abbiamo dei giochi possiamo sfruttare direttamente questa mini console. Qui abbiamo uno switch che è on off e qui abbiamo il reset. Abbiamo anche la possibilità di inserirci i joystick originali, quindi giocare con i suoi joystick. Bellissimo, molto bello e molto pratico. Ma adesso arriviamo al pezzo forte, ma prima vi dirò una cosa sui pad. I pad sono molto belli e fantastici, l'unica cosa che hanno qualche piccolo lag che comunque non si nota, ma in alcuni giochi si vede molto bene che c'è questo piccolo lag tra quando schiacciamo il tasto e quando veramente si muove il personaggio. Comunque sono tutte cose che sono sorpassabili. Ora parliamo delle cartucce. Come potete vedere, qui abbiamo l'inserto dove va messo le cartucce. Non c'è la guida, quindi bisogna stare molto attenti quando inseriamo le nostre cartucce originali e possiamo giocare con i nostri vecchi giochi. E qui veniamo alla sfida. Eccolo qua. Questa è la sfida che vorrei portare io
con i nostri amici delle sfide, quindi Zombie Gamer, Un'idea di ATP, La Macchina del Tempo, Grande Cinema con Marco e tutte le altre persone, sia nuovi che vecchi, che si sono aggiunti alle nostre sfide. Veramente siamo un bel gruppetto, ci divertiamo e ci sosteniamo a vicenda. Questa è la cartuccia. Naturalmente è un gioco che ho reperito in un mercatino dell'usato. Qui ci dà le spiegazioni, qui ci fa vedere i tre schermi di gioco. Qua abbiamo il suo classico manuale. Veramente la cassetta è ancora molto bella e è stata trattata veramente bene. E qui abbiamo la nostra cartuccia. E adesso, se non la spacco prima, guardatela ragazzi. 3, 2, 1. La cartuccia è inserita. E adesso possiamo giocare. E quindi possiamo dare inizio alla nostra sfida. Quindi vi aspetto numerosi e noi ci vediamo in un prossimo video con la nostra sfida che organizziamo sempre con i nostri canali amici. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare, lasciare un like. Vi aspetto nella prossima sfida e io vi lascio con questo bellissimo gioco. Vi ricordo che questa è la prossima sfida che vorrei lanciare io con il nostro caro e fortissimo gruppetto. Buona visione!